Anche il congresso ESMO di quest'anno a Madrid è un congresso molto importante per quanto riguarda le novità presentate sul tumore al polmone. Sono veramente tante e tra gli studi importanti presentati qui c'è un aggiornamento dello studio Keynote 021 sulla coorte G di pazienti. Noi ci facciamo raccontare in dettaglio cosa è emerso di nuovo dalla professoressa Silvia Novello. Allora, professoressa, qual è il razionale della combinazione della chemioterapia con pembrolizumab nei pazienti con cancro al polmone non a piccole cellule? Beh, direi che il razionale sta nel fatto che la chemioterapia è il trattamento storico del tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato e rimane ad oggi uno degli standard terapeutici per questi pazienti. Quindi, se non altro, il razionale è dato dal fatto che questo è il nostro standard terapeutico e dal fatto che quando si parla di combinazioni fra immunoterapici ed altri farmaci, uno dei quesiti aperti rimane quale sia il miglior partner per l'immunoterapia. Quindi, diciamo, il background per un disegno di questo tipo c'è a tutti gli effetti. Che caratteristiche avevano i pazienti di questa coorte G di cui sono stati presentati i dati e come sono stati trattati? Allora, i pazienti vedevano innanzitutto sono pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato e vedevano una randomizzazione ad una doppietta contenente platino, quindi il nostro standard oggi per questi pazienti, verso la stessa combinazione più pembrolizumab. Questo era il disegno dello studio. Ecco, i primi risultati di questo studio Keynote 021 sono stati presentati al congresso ESMO dello scorso anno, poi c'è stato un aggiornamento all'ultimo congresso dell'ASCO e ora abbiamo 5 mesi di follow-up in più. Quali sono le novità più importanti in termini di risultati di efficacia? Allora, può sembrare ridondante a chi non si occupa nello specifico uno di oncologia e uno di oncologia toracica vedere in maniera reiterata la presentazione dei dati di uno stesso studio. In realtà non è una reiterare i dati, ma è importante avere un lungo follow-up. Quindi per noi vedere dei dati a 18,7 mesi di follow-up per pazienti affetti da tumore polmonare non a piccole cellule è sicuramente un dato importante. Quali sono le novità aggiungendo questa tempistica? Allora, una delle novità è che viene mantenuto il vantaggio di efficacia. Vantaggio di efficacia inteso come riduzione del tempo alla progressione, che è superiore al 40% rispetto alla sola chemioterapia. Vantaggio in termini di risposta: il 50% dei pazienti trattati con la combinazione chemioterapia più pembrolizumab risponde al trattamento verso un terzo solo dei pazienti trattati con la chemioterapia e nonostante il lungo follow-up metà dei pazienti rimangono responder al momento della progressione. Quindi quello che c'è di nuovo rispetto alle presentazioni sono le conferme dei dati così come sono stati esposti. Ecco, cosa ci dicono oggi le curve di sopravvivenza? Allora, la curva di sopravvivenza è interessante pur non avendo una significatività statistica, cioè non raggiunge una significatività statistica, ma vediamo che queste curve si separano, cosa abbastanza strana per chi si occupa di tumore al polmone, dove solitamente quando in una prima fase dello studio vedi una quasi completa sovrapposizione delle curve di sopravvivenza, è difficile che con il passare del tempo queste vadano a separarsi. Possiamo interpretare questa separazione delle curve dicendo che c'è anche un trend di maggiore sopravvivenza mediana nei pazienti trattati con chemioterapia più pembrolizumab verso la sola chemioterapia. E c'è anche qualche dato nuovo in atteso per quanto riguarda la sicurezza o si conferma il profilo che era già stato visto negli studi, nelle analisi precedenti? No, onestamente ci si aspetta sempre, allungando i tempi di trattamento, ci si aspetta un qualche svantaggio in termini di profilo di tollerabilità. Fortunatamente questo non succede perché ovviamente più lunga è la terapia, maggiori possono essere gli impatti sulla qualità di vita dei pazienti. Non abbiamo visto alla presentazione di questi dati un aggravamento del profilo di tollerabilità, viene semplicemente confermato il profilo di safety già noto dalle prime presentazioni dell'anno scorso e della presentazione in ASCO.
Ecco, questi risultati porteranno a un cambiamento della pratica clinica? Ovviamente come clinico spero di sì, l'introduzione di queste novità è importante per i pazienti, devo dire per onestà di informazione che questo al momento è un dato appena presentato e che quindi non significa una immediata approvazione da parte delle agenzie regolatorie. Questo cosa vuol dire? Che domani rientrando in ospedale io non posso ancora prescrivere chemioterapia più immunoterapico, aspetto dei dati di conferma e aspetto un'approvazione da parte di AIFA. Come proseguirà lo sviluppo di questa combinazione in questo setting di pazienti? Allora, nonostante la forza di questo studio, la potenza del dato data dal lungo follow-up, noi aspettiamo i risultati dello studio di fase 3, che è uno studio in corso.